Benvenuti in questo nuovo video di Batman Arkham Asylum. Ok, raga, come nel scorso episodio vi ho detto che avrei ripreso direttamente dalla Batcaverna e eccomi qua. Quindi, buona visione! Acceso. Evidentemente stava facendo esperimenti sui bambini. La nuova sostanza chimica non assomiglia molto al velo originale. Alcune modifiche amplificherebbero la forza della sostanza. I riferimenti alla formula del Titan sono diversi. Ne basta una piccola quantità per scatenare una trasformazione simile a quella del Venom. Questo eliminerebbe i serbatoi di stoccaggio che richiede Bane. Aspetta, gli appunti non sono completi. Manca la formula. Deve essere questo. Che la dottoressa Young sta nascondendo. Se Joker riesce a metterci le mani sopra, riuscirà a creare un esercito di Bane. Mio Dio, Joker è abbastanza pazzo per farlo. Che domanda faccio? Devi fermarlo. Vado a cercare la dottoressa. Era diretta verso la residenza con Cash. Cercherò di risalire attraverso il sistema fognario. Per entrare userò il batartiglio. Molto bene. Posso tornare in superficie da questa parte. Devo trovare un'altra strada attraverso le fogne. Ah, cavolo. Ho sbagliato strada. Tipico di me, eh. Capita quasi sempre che prendo la strada sbagliata, eh. Ok, quindi devo andare di qua. Scusa, boss, ci è voluto più del previsto per trovarlo. Preciso la prossima volta che decido di invadere un'isola. Non volevo. Posso accettare le critiche, voglio dire, non sono perfetto. Adesso che ci penso, sono abbastanza vicino alla perfezione. Dov'è rimasto? Oh sì, critiche da un verme come te? Uno che striscia in giro libera solo perché io gli ho aperto la cella? È una cosa che non posso tollerare. Scusa, boss, non dicevo sul serio, ti prego. Ah, vista la tua espressione. Ah, manderò qualcuno a casa tua a spezzare le gambe a tua moglie. Ma Joker! Hai da dire qualcosa sulla mia generosità? Credo di no. Grazie. Figurati, consideriamo chiusa la faccenda. Non hai raccontato quella del tipo che è tornato a casa e ha trovato la moglie paraplegica? Io dico solo una cosa, buonanotte. Dunque, conversazione interessante. Senti, devo venire lì a curarti le orecchie con un scommetto d'oro. Perché dobbiamo essere noi ad aprirlo?
aprire nemmeno la porta principale. E se anche ci riusciamo, che cosa ci succederà? Io non mi avvicinerei. Provaci e te la vedrai. Provare. Sta bene togliere i tubi, non lo sapete? E voilà! Dormite bene, eh? Ok, ah, ora lo prendo già che ci sono. Ho fatto ricerche sulla dottoressa Young. Secondo i suoi movimenti bancari ha ricevuto diversi pagamenti a partire da aprile fino a 2 mesi fa. Poi più niente. I pagamenti arrivavano da una società di proprietà di un certo Jack White. È uno dei vecchi pseudonimi di Joker. E così Joker paga la dottoressa Young per crearsi un esercito e poi tutto a un tratto smette. Non ha senso. Esatto. Sono entrata nella sua mail. Ci sono un paio di messaggi interessanti. La prima è una lettera di dimissioni datata la settimana scorsa. Evidentemente pensava di andarsene. E la seconda? È un messaggio di Joker, cioè Jack White. La storia è lunga. Lei lo implora di sospendere l'esperimento. Dice che è troppo pericoloso. Lui non ascolta. Vediamo, minaccia la sua famiglia, fa un paio di battutine scadenti. C'è la foto di un bambino morto e una minaccia. Continua. Dice, sto venendo da te, voglio ciò per cui ho pagato. E poi un'altra battutina con riferimento alle sedie a terra, è carina. E il disegno di una specie di asino. Non vedrà, sto per arrivare in su. Sembra che il super pizza ti arrivi. Mi sa che devo uscire da lì, La prima... non ci arrivo. E vabbè, se ripasso di qui lo prendo. Ragazzi, quanta sena!
pare i detenuti di Blackgate sono entrati in armeria. Eccoli qua. Beh, questo cecchino è andato. Va visto, sì, qua. Cavolo. Ecco fatto. Comunque qua non avevo capito se la porta l'ha aperta qualcuno o aperta io. Vabbè, sicuramente qua c'è una trappola, sicuramente. Che battuta. Vabbè, adesso sto più attento. Anche che devo stare attento anche prima, eh. Ok. Sto perdendo uomini, è peggio di una epidemia. Immagino che sia tornato Batman. Ho un paio di uomini nelle torrette di guardia che controllano tutti. Sono 200 gatti. Hanno aggredito facile e può sempre capitare un incidente. Quali due? Vabbè. Almeno non mi sono lo stesso a terra. Ok, non ci dovrebbero essere altri cecchini, dov'è lì dentro? Però, vedo, vai in giro. Il rite formati e gli assassini che non sono ancora nella vecchia residenza si sbrighino prima che decida di darli in pasto a Batman. Sì, Joker è... mi è preso per un cane per caso. Ok, quelli su non mi hanno notato. Perfetto. Ah, guarda chi c'è! Sì, il grande Batman. Forza, bello! Vieni a prenderci! Oh, guardalo! È bloccato là fuori. Non hai un gatto su un albero da salvare o robetta del genere? Giusto, dai, sparisci, comandiamo noi adesso. Joker ti stenderà. Cavolo, non posso passare. Forse sono entrato da qualche altra parte. Thank you.
cattivi e minati. L'attore dell'orologio, forse posso entrare da lì. Vado a controllare alla torre qua dell'orologio. Ormai è da lì che devo entrare. Adesso per entrare. Che purtroppo qui non lo trovo al momento. Uffa, non mi ricordo proprio dove è l'entrata. Mettiamo qui all'ingresso, forse mai. Beh, almeno trovo tanti trofei di chimista, almeno questo. Lo senti, detective? Sono io che applaudo al tuo grande successo. Non lo senti? Forse perché anche un idiota avrebbe trovato quel trofeo. Sì, sì, molto divertente. Direttore Joker è lieto di annunciarvi che a partire da oggi tutte le guardie di Arkham sono state licenziate per problemi di bug. Oh, che palle, dove cavolo entro? Fammi un attimo il controllare l'ingresso. No, qua proprio niente. Deve essere entrata qui da qualche parte. Ok, se non è sopra, se non è sotto, è sicuramente sopra da qualche parte. Deve esserci un altro modo, c'è sempre un'alternativa, basta guardarsi intorno. Bingo!
Come ho fatto a vederla prima non lo so. Chi sarebbe scappato, scusatemi? Sareste dovuti scappare voi. Entrare, infatti questa porta bloccata, non problema, passo da qualche altra parte. Ok, fammi dare un'occhiata dove posso passare. Ma spero che questo sia un ingresso. Un po' di là, vediamo. No. E così il grande detective ha risolto solo il 10% delle mie sfide? Sei pronto ad arrenderti? Mai. Comunque ho trovato l'ingresso. Il sangue della mia famiglia scorreva nel cuore di Gotham. Eravamo medici, politici. Qui Joker con un piccolo aggiornamento per tutti. Prima le buone notizie, abbiamo la dottoressa Young. La brutta notizia è che non vuole parlare. Ha nascosto un documento da qualche parte all'interno della residenza. Non voglio. Ho fatto vedere che premio da. Quanti ti sto dando? Da qui e io devo andare di qua. Non lo so. Rispondi? Ho detto che non lo so. Potrebbe essere ovunque. Non lo so. Notte, notte. Che cos'è quel collarino? Perché fa quel rumore? È il collarino suicida, però fa un rumore strano. Il collarino suicida?
Forse è un altro nome. Comunque lo usano per monitorare il battito cardiaco dei pazienti. Se il valore scende scatta l'allarme e arriva la squadra dei soccorsi. Succederà anche ai miei uomini se ne fai scattare uno. Non te l'aspettavi, Batman? Li puoi trovare vediamo, nel settore ovest. Sarebbero già qui se non fossero impegnati a ficcare un po' di buon senso nella testa di Cash. Facciamo così. Non voglio rovinare la sorpresa, ma li informo che stai arrivando. Molto gentile a parte tua. Ok. Colpiscilo ancora più forte! Dovrei fare qualcosa di più. Cosa? Accidenti! Dobbiamo prenderlo adesso. Cavolo, non mi è funzionato il tasto. Ringrazio i fan per il sostegno incondizionato e i cittadini di Gotham che vedrò molto, molto presto. Ragazzi, direi che questo episodio può finire qua.